Amici di Rai 1, oggi con Linea Verde Orizzonti siamo approdati in Sardegna e per essere precisi ci troviamo nella parte nord-occidentale di questa splendida isola delle tradizioni davvero incontaminate. Quella che vedete è Castelsardo. Siamo in provincia di Sassari, più o meno a 30 km dalla città, e questo centro così importante è davvero forse il luogo più significativo della storica regione dell'Anglona. Qui sotto potete ammirare lo splendido golfo della Sinara, ma non solo, perché qui avremo davvero molto 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 da scoprire. Per farlo ci facciamo aiutare da un'amica che oggi si è offerta di farmi da guida. Buongiorno Paola. Buongiorno, buongiorno, ben arrivati. Allora, vuoi intanto dirmi cos'è questo splendido parco che ci accoglie? Allora, qui siamo negli spalti Manganella e questo era l'unico accesso al mare della città di Castelsardo. Subito vicino vediamo il porticciolo che ospita 800 posti barca. Da qui si vede la cattedrale e se volete possiamo andare a vederla. Andiamo. Perfetto. Siamo nel sagrato della cattedrale di Sant'Antonio Abate. All'interno della cattedrale troviamo un retablo del maestro di Castelsardo, mentre da questa parte una delle altre caratteristiche della cattedrale è il campanile, che non venne costruito ma venne realizzato da una torre delle mura antiche che originariamente era un faro. Addirittura, sì, da faro a campanile. Da faro a campanile. Beh, molto bello e molto originale. Sono certa che nei vicoli ci sarà altro da scoprire. Andiamo. Siamo arrivate su questo splendido castello, il castello di coloro che fondarono proprio la città di Castelsardo. Esatto, siamo nel castello dei Doria. La famiglia genovese dei Doria fondò la città di Castelsardo nel 1102. Mentre poi, continuando nella storia, nel 1448, dopo un assedio di oltre 10 anni, gli aragonesi si impadronirono di Castelsardo e a quel punto venne chiamata Castel Aragonese. Nel 1720, dopo il Trattato di Londra, Castelsardo venne affidata al Regno Sabaudo e divenne appunto da quel punto in poi città di Castelsardo nel 1769. Ti voglio ringraziare molto perché sei stato un ottimo cicerone per me questa mattina. Noi continueremo tra poco a scoprire ancora storia, folklore e anche particolarità di questa cittadina sarda, dove torneremo tra pochissimo. Siamo tornati a Castelsardo, in particolare nell'agro splendido di questa cittadina. La Sardegna, ve l'ho detto, è molto attaccata alle sue tradizioni, che forse si esprimono al meglio nell'enorme varietà di prodotti che sono riconosciuti per il loro sapore davvero ovunque. È vero, Gilberto Arru, che è un grande esperto dei prodotti della sua Sardegna. Si riconoscono questi prodotti, in primis il pane. Certo. Il pane non ha solamente un valore alimentare, ma anche un valore sacro, un significato sacro, perché si inizia con una sacralità, con un gesto di ringraziamento già dalla semina e poi continua in tutte le fasi di lavorazione, della raccolta, fino alla panificazione, fino a fare il segno della croce nel lievito madre e fino poi alla panificazione ultimata, quando si distribuisce il pane anche ai poveri, ai malati, ai meno abbienti del paese. Ecco, poi so che c'è un pane particolare per ogni occasione della vita, no? Per la nascita, sì, per ogni festa sacra, esatto, per il matrimonio. Esatto, esatto. Iniziamo a dire che la Sardegna è la regione con il più alto numero di pane in assoluto al mondo, e questo già è un grande vantaggio, un grande primato di cui noi andiamo fieri ed orgogliosi. Ma c'è da dire che per ogni ricorrenza c'è un pane. Per ogni festività c'è un pane, che sia la nascita, che sia il matrimonio, la cresima o anche la morte, purtroppo, c'è questo rito quindi di panificare. Tanti pani e altrettante mani esperte che ne sanno creare uno ad hoc per ogni occasione. Era la donna quella che, quando aveva la farina in mano, con la sua arte, con la sua genialità, riusciva a creare e crea ancora oggi dei capolavori. E ti voglio far conoscere anche una signora che sicuramente ci darà qualche bella soddisfazione. Andiamo subito, sono curiosa, venite. Ah, eccola qua, la signora Domenica, di cui ho sentito tanto parlare, già al lavoro. Buongiorno, sì, sì. Domenica, ti abbiamo interrotto? No, 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 sto preparando il pane a esse. Il pane a esse? Sì. Perché pane a esse? Perché anticamente lo chiamavano il pane a esse. Nel periodo delle feste si fanno anche le esse. Questa pasta ha bisogno di essere ben lavorata. Dobbiamo ottenere una pasta molto consistente, ma elastica. Ecco.
Allora prendiamo un pezzo di questa pasta, la tagliamo e facciamo una forma prima rotondeggiante, dopo la allunghiamo e dobbiamo fare questi due picciolini laterali. Allunghiamola bene, con le mani si fanno dei segni, due centrali e due laterali, poi si dispongono in questo modo e si fanno dei segni con il coltello. Ah, sembrano quasi delle foglie. Sì, delle foglie. Poi si fanno delle intaccature così, si gira, tagliamo, facciamo questi segni in modo tale che il pane si apre e lascia dei disegni. Lo mettiamo in forno. Pronto sulla pala. Attenti perché qua c'è poco poco. Eccoci qua. Ecco qua. E le inforniamo. Ma per fortuna vedo che ce n'è anche uno pronto. Sì, uno è pronto, sì. Possiamo tirarlo fuori. Sì. Eccolo. Pronto da gustare. Scotta un po', a dire il vero, però è buonissimo, fragrante. Senti Domenica, come lo posso gustare al meglio però? Cosa aggiungo? Lo possiamo gustare con un buonissimo formaggio. Questa mi sembra un'ottima idea. Io Domenica ti ringrazio tantissimo e vado con Gilberto, magari a fare questa accoppiata doc. Yeah. Per accompagnare il nostro ottimo pane a S, non un pezzetto di formaggino, ma ben una tavolata di un formaggio con un profumo molto deciso. Che formaggio è questo? Questo è un formaggio del Gran Anglona che viene prodotto a Nulvi dalla cooperativa San Pasquale ed è, si può dire, tra gli ultimi nati, quello che è più curioso, più interessante, perché ha una stagionatura minima di 18 mesi e può arrivare fino a 36 mesi. La particolarità sta nella lavorazione, che è molto simile a quella del grana padano. Latte, ovino, 100%. Quindi il nostro patrimonio, diciamo così, della pastorizia, che abbiamo oltre 3 milioni di pecore in Sardegna, ci ha dato anche, in 5.000 anni di storia di formaggi, ci ha dato anche questo prodotto, che è sicuramente tra i più eccezionali che abbiamo oggi in Italia. Che dici, con il nostro pane a S che cosa mi consigli? Una stagionatura 18 o 36 mesi? Ma io lo proverei da 18 a 36. Tutte e due, per non sbagliare. Vedo che hai anche accoppiato un buon vino. Di che si tratta? Ma si tratta dei Canonau di questo territorio, che essendo proprio di fronte al mare, queste terre sabbiose, e questo particolare microclima danno dei vini strutturati di corpo che ben si adattano non solamente a questo formaggio eccezionale, ma anche a quella cucina saporosa che è tipica sarda, degli arrosti e non solo. Bene, per il momento io mi accontenterò di sentire tutti i profumi, altrimenti oggi non andiamo avanti. Però un aperitivo lo facciamo con voi, ci vediamo tra poco ancora qui a Castel Sardo. Ed eccole qua le cestinaie di Castel Sardo. Buongiorno, belle signore, buona domenica. Signora Maddalena, sì, innanzitutto che cosa si utilizza per fare questi cestini? Sono le mani, un ago, la raffia, il fieno marino, si fa un semplice nodo. Bene, abbiamo annotato la raffia. Poi si gira e iniziamo a fare la lavorazione. Beh, ma sembra molto semplice, in realtà servono mani esperte e molta pazienza. Molta pazienza. Senti, ma questa raffia da dove la prendete? Non ce l'abbiamo noi in Sardegna, arriva dal Madagascar. Addirittura dal Madagascar? Sì, è un'erba, è una pianta. La raffia la coloriamo noi con delle erbe, esempio con l'erba e con la pianta del mirto. Noi facciamo anche il marrone. Senti, ma quali sono i disegni più tradizionali? Il disegno tradizionale è il ballo sardo. L'ho visto, eccolo, sì, qua. Il sì. Ballo sardo, sì. Però anche poi altro. Anche le rose. Bene, io sono molto contenta e ringrazio tutte quante queste signore, perché grazie a loro questa bella tradizione andrà avanti nei secoli, perché voi lo insegnerete alle vostre figlie, vero? Le nostre figlie. Bene, con questa promessa ci salutiamo con Maddalena e le altre cestinaie di Castel Sardo, dove torneremo tra pochissimo.
Beh, quando si è qui in Sardegna non si può fare a meno di andare un po' per mare. Io l'ho potuto fare grazie all'ospitalità di Antonello. Buongiorno. Buongiorno. Questa è una zona che grazie alle correnti, sì, grazie a ciò che le aragoste mangiano, permette di avere un'aragosta. Che com'è l'aragosta di Castelsardo? Guardi, io la mangio ma è buonissima. Oh, la posso prendere così? Eccola qua, bisogna stringerla, guardate un po' che meraviglia, queste sono le aragoste che si pescano al largo della costa nord della Sardegna qui a Castelsardo, sono davvero straordinarie, ma soprattutto sono buonissime, soprattutto quando sono cucinate alla castellanese. Andiamo! Da questa splendida terrazza vi mostro colui che oggi ci aiuterà a rendere ancora più squisita l'aragosta che abbiamo pescato con Antonello. Marco, chef. Buongiorno, buona domenica, buongiorno. Marco. Allora, eccola qua, questa splendida e saporita, freschissima aragosta che abbiamo già spezzettato. Per preparare che cosa oggi? Una zuppa di aragosta alla castellanese. Alla castellanese. Allora, mettiamoci subito al lavoro, certo, visto che i fuochi sono già allora, accesi. Allora, iniziamo subito con un bel soffritto di cipolla. Un po' d'olio rigorosamente di extravergine d'oliva. E beh, ci mancherebbe, certo, la cipolla con un po' di peperoncino immancabile per le zuppe. Si fa dorare la cipolla insieme all'aglio, poi l'aglio lo leviamo. Ora aggiungiamo il pomodorino, questo l'abbiamo già sbollentato, adesso lo polpa, spellato. Una volta che va il tutto, possiamo incorporare la aragosta. Eccola qua, eccoci, la regina dei mari castellanesi, della aragosta e della tavola. Eccoci qua. L'aragosta quanto tempo deve rimanere in cottura così in questo soffritto? Diciamo 5-8 minuti di soffritto, ci vede l'occhio, no? Come inizia a passire un po'. Da notare qua abbiamo messo gli scarti dell'aragosta, invece di aggiungere quindi un po' d'acqua, semplicissima acqua, almeno abbiamo un estratto di un leggero brodo, esatto, di pesce, esatto, no? Diciamo perché buttarlo così via, no? Giusto, quindi, giusto. Ok, adesso che il soffritto è andato, diamo una flambata con un po' di prendi, incorporiamo i pomodorini freschi, e qui mettiamo le uova dell'aragosta, spezzatina di sale, adesso possiamo incorporare il nostro brodo. Un paio di mestoli per volta, esatto, diciamo. Che ne so, per quattro persone, quattro piatti, diciamo. Ah, perché ecco, il brodo è sempre meglio che sia ristretto. Ecco qua. E a questo punto quanto dovrà restringere ancora? Una decina di minuti, tempo di estrapolare i sapori dalla aragosta, diciamo, e poi questo. Ah, addirittura mettiamo gli odori, quindi il basilico e il prezzemolo legati. Esatto, perché poi viene bene tenerlo fuori, diciamo. 10-15 minuti di cottura e il nostro brodino è pronto. Adesso impiattiamo l'aragosta, impiattiamo il brodo. Bene. Quale? Piatto grande o piatto, piatto piccolo? Grande per piatto l'aragosta. Grande per l'aragosta, eccola qua. Eccoci qua. Allora, iniziamo a togliere il nostro carapace. Io intanto vorrei far notare che qua su uno splendido sughero sono adagiati, tra l'altro su un letto di pane carasau, anche quello insomma gustosissimo, dei crostini di un pane particolare che fate proprio voi, è vero Marco? Esatto. Gustosissimo anche proprio questo. Per le zuppe, secondo me, sono dei parere, crostini è il miglior pane che no? C'è, esatto. Buoni, buoni. Ecco fatto. Questa è la nostra aragosta. E questo è il nostro brodino. Ok. Ecco, abbiamo l'aragosta, abbiamo i crostini, abbiamo il nostro brodo, siamo pronti per impiattare. Adesso arriva il più bello, l'assaggio. Bene. Non vedo allora, l'ora. Un po' di crostini come fondo, diciamo. Bene. E poi ci adagiamo il nostro brodino ristretto. E voilà. Il sapore è davvero eccezionale. Manca solo una cosa, Marco, e questa la possiamo davvero fare insieme. Abbinare il vino giusto a questo piatto. Certo, un vermentino di Sardegna. Ecco, e allora brindiamo a questa aragosta, zuppa d'aragosta alla castellanese con questo vermentino. Salute. Sì. Anche qui
qui nell'Anglona, come in tutta la Sardegna, viene portata avanti la straordinaria tradizione del canto corale, e il gruppo dei Pelagas porta avanti questa bella tradizione e la diffonde in tutto il mondo, è vero Giovanni? È vero, da ben 37 anni, 35 anni, non diamoci qualche anno in più, altrimenti siamo troppo vecchi. Bene, il nostro è un repertorio in parte religioso, ma in parte, come stiamo ascoltando, anche legato alla tradizione. Alla tradizione, ma attenzione, canto religioso e tradizione sia gallurese che logudoroese, o se preferiamo sarda.